Nick Rockefeller. Era uno della famiglia Rockefeller. E quando ero candidato alla carica di governatore del Nevada, è venuto da me. Si è presentato tramite un avvocato e siamo diventati amici. E ho imparato molto dal signor Rockefeller. E una delle cose di cui parlavamo era il piano definitivo del settore bancario e di ciò che volevamo realizzare. E anche gli obiettivi del settore bancario. Non solo la Federal Reserve System, ma le banche private in Germania, in Inghilterra, in Italia, in tutto il mondo. Lavorano tutte insieme, sono tutte banche centrali e fanno tutte parte del manifesto comunista. Creare una banca centrale è uno dei principali piani del manifesto comunista. Parliamo dell'America come di un paese capitalista, ma allo stesso tempo abbiamo una banca centrale che pianifica tutto per noi. Quindi l'obiettivo finale che queste persone hanno in mente è quello di creare un unico governo mondiale gestito dal settore bancario, gestito dai banchieri. E lo stanno facendo in sezioni. La moneta europea, l'euro, e la Costituzione europea è una parte di esso. Ora stanno provando a farlo in America con l'Unione Nordamericana e vogliono creare una nuova valuta chiamata Amero. E l'intera agenda è creare un unico governo mondiale in cui tutti abbiano un chip RFID impiantato in loro. Tutti i soldi devono essere in quel chip. Non ci saranno più contanti. E questo mi è stato detto direttamente da Rockefeller, questo è ciò che vogliono ottenere, il controllo totale. E se sei come me o come te e protesti per quello che fanno, possono semplicemente spegnere il tuo chip. Così non avrai più niente, non puoi più comprare cibo, non puoi fare più niente, è il controllo totale delle persone. E quel chip è connesso a un database che contiene i tuoi dati sugli acquisti, quello che fai... Tutto, c'è tutto lì dentro. Già, vogliono un unico governo mondiale controllato da loro. Tutti con quei chip. Tutti i tuoi soldi sono in quei chip. Loro controllano i chip e tu diventi uno schiavo, diventi un servo. Questo è il loro obiettivo, queste sono le loro intenzioni.